Per le elezioni regionali bisognerà attendere il responso dalle 5.293 sezioni, con le operazioni di scrutinio che inizieranno alle ore 14. Al momento ci sono solo gli exit poll. Per la presidenza Renato Schifani, per il centrodestra, sembra destinato a vincere fra il 37 e il 41%, una percentuale superiore di circa 13 punti rispetto a Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina e leader di Sicilia Vera, accreditato fra il 24 e il 28%. Dopo Schifani e De Luca dovrebbe esserci il centrosinistra con Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 17% e il rappresentante del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola tra il 13 e il 17%. Molto indietro sarebbero gli altri due candidati, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao in corsa per il terzo polo di Calenda e la rappresentante del Movimento Siciliani Liberi Eliana Esposito, indicati tra l'1,5 e il 3,5%. Se dovesse essere così il terzo polo non riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento all'arse del 5%, rimanendo pertanto fuori da Palazzo dei Normanni. Più complessa l'analisi del voto per le politiche, dove il Movimento 5 Stelle si afferma come il primo partito dell'isola, con percentuali che variano tra il 27 e il 30%. Fratelli d'Italia è dietro e seguono Forza Italia, Sicilavera e poi il PD. Il terzo polo di Calenda viaggia invece attorno al 5%, la percentuale prevista come soglia di sbarramento alla regione.